ragazzi, come state? Tutto bene? Allora, scusate l'inquadratura un po' come al cazzo, si vede un po' di lato, si vede un po' il letto, però volevo giusto, ecco, guardarvi in faccia, volevo che mi guardate e nello stesso tempo guardate la strada, anche se la strada è un po', si vede un po' male. Va bene, volevo fare questa doppia vista, ecco, poi magari proseguo con o facendovi vedere solo la strada o facendovi vedere cosa preferite. Allora, buongiorno, siamo a martedì 7 febbraio, sono le 9:14. E io sto percorrendo la Romea, diciamo, non è proprio ancora la Romea, quindi ora sono sulla statale 16. In pratica io sto andando a... devo andare a Novente di Piave, quella famosa struttura che, in cui qui c'è stato quel video spiacevole del GoPro, però vi prometto che vi rifarò il video facendovi vedere come ci si arriva, ecco. Allora, io appunto sto andando lì, provengo da sud e sto... Allora, rieccoci, c'è stata... Per prendere lo svincolo SS309. Una telefonata all'interno, sotto. Continua su SS309 per 4 km. Fatemi girare di qua. Questa è la seconda volta che faccio questa strada, quindi non è solo così pratico. Allora, dicevamo, dove eravamo rimasti? Io sto andando a Novente di Piave, no? Provengo da sud e ci sono appunto due opzioni per raggiungere la destinazione: fare tutta autostrada o appunto fare questa strada qui, la Romea, chiamata Romea, che poi inizia da Ravenna, che è la 300, la 309, sì, è la 309, la Romea, sì. Ora, questa è la Romea, dir, non è ancora proprio la Romea, però la stiamo raggiungendo. Io sono uscito a Cesena Nord e da lì, la prima volta, questa è la seconda volta appunto, la prima volta sono uscito a Forlì, poi a Forlì sono arrivato all'innesto a una rotatoria che era là, appunto arrivava a questa strada, arrivava sulla 16, sulla statale 16, e poi da lì ho fatto questa strada che adesso sto facendo. Invece stamattina sono uscito a Cesena Nord, quindi sono uscito ancora prima, ho fatto una strada più scorrevole, Tiberina, scusate i nomi, ora non mi ricordo, sì, la Tiberina, sono arrivato alla statale 16 e appunto ho raggiunto la SS309 DIR, che tra poco diventa SS309. E allora, ci sono due opzioni: fare tutta l'autostrada, però tutta l'autostrada comporta dei costi, oppure fare la piccolina, come dicono gli esperti, come dicono i camionisti, quelli appunto datati, appunto la piccolina. Sto facendo la piccolina per far sì di far risparmiare qualcosina al titolare, a Ruffolo, come autostrada, e anche per come chilometraggio è molto tagli. Fai molto meno chilometri con questa piccolina, solamente che, come potete vedere, è molto trafficata da camion. È una corsina a doppio senso di marcia, quindi è improbabile fare sorpassi. Ha un limite di, in questo caso, 70. Abbiamo visto un semaforo, poi ci sono le rotatorie. È una strada un po' ogni
tanto trovi qualche fosso, c'è il rischio di trovare traffico, però è comunque una strada che, appunto, come proprio il senso di fare queste strade, appunto, di risparmiare come costo autostradale. E ovviamente uno la fa proprio per questo, perché se uno deve raggiungere Venezia venendo da sud, il buon senso direbbe di fare l'autostrada, però se uno vuole risparmiare qualcosina, è giusto che faccia questa, che faccia la Romea. Tu mi potresti dire, vabbè, ti puoi fare tutta la statale adriatica, tutta la statale 16 e poi arrivare qui a Cesena, puoi prendere la statale, la Romea, però non mi sembra il caso, perché la statale 16 è comunque 500 metri, alla rotonda prendi la seconda uscita e prendi strada statale 309 Romea. È comunque percorribile bene fino a Termoli, oppure fino a Vasto Sud, poi da Vasto Sud fino a non, io poi non ho percorso la statale 16 da Vasto Sud a salire, quindi non so come sia, però mi dicono che comunque è una strada un po' come non è fattibile. E quando c'è la possibilità di risparmiare, di far risparmiare l'autostrada all'azienda, è opportuno anche fare le piccoline. Allora, dicevamo, è la seconda volta che faccio questa Romea, e a parte adesso, forse sì, fino a Ravenna, fino al porto di Ravenna, è più molto trafficata, ecco, perché comunque stiamo parlando di... Devo fermarmi a fare un caffè, ho preso solo uno, c'ho sonno. Comunque stiamo parlando del porto di Ravenna, che è un porto importante, e quindi ci sono tanti camion che sono obbligati a fare questa strada. Invece da Ravenna in poi, la prima volta che l'ho fatta, è scorrevole. Adesso c'è proprio, ci sono dei rallentamenti. Dalla rotonda e prendi strada statale 309 Romea. Eccola qua. Continua su strada statale 309 Romea per 10 km. Eccolo qua, lo dice pure Google che stiamo sulla 309 Romea. E che dirvi, ragazzi? Io di solito magari sbaglio, non lo so, non so le strade, non le so, non le conosco bene. La prima volta, questa è la terza volta che vado a San Donà di Piave, la prima volta io la Romea non l'avevo mai fatta, non la conoscevo proprio, e non vi nego che ho fatto tutta autostrada. Poi lì allo scarico a Novetta di Piave mi sono trovato con un collega di Ruffolo e mi ha detto, ma perché, scusa, hai fatto tutta autostrada, non hai fatto la Romea? Scusa, io gli ho detto, sì, avevo sentito che esisteva questa Romea che ti poteva far evitare l'autostrada se dovevi arrivare a Venezia, però io non sapevo nemmeno da dove prenderla, e quindi lui poi mi ha detto che la si prende da Cesena Nord e poi si prende tutto sempre verso Venezia, poi a Venezia arrivi sulla tangenziale di Venezia, e poi vabbè, è facile. E quindi la seconda volta che sono dovuto venire qui a Noventa di Piave, ecco, adesso inizia la 309 Romea, siamo al chilometro zero. Questo ponte inizia proprio la Romea, che finisce sulla prima di prendere la tangenziale di Venezia. Quindi la seconda volta che sono salito a Noventa di Piave la settimana scorsa, avevo le ore contate, dovevo fermarmi il lunedì, siccome non la conoscevo la Romea, quindi non sapevo se c'erano poi dei posti dove poter fare la pausa, ho superato Cesena Nord e mi sono fermato alla stazione di servizio Bevano Est, e
la mattina seguente, il martedì, della settimana scorsa, sono uscito a Forlì. A Forlì ho fatto una strada, che ora non ricordo il nome, che mi ha portato a una rotatoria sulla statale 16. Alla rotatoria ho girato a sinistra e poi ho fatto il tratto che sto facendo adesso. Ecco. Stamattina invece mi sono fermato a fare le 11 ore prima di Cesena del Bevano, mi sono fermato al Esino Est e quindi ho potuto scoprire il tratto che da Cesena Nord porta alla Tiberina, appunto, porta alla statale 16, e da lì sto facendo la strada che ho fatto la settimana scorsa e quindi conosco. E come potete vedere c'è meno traffico, abbiamo superato il porto di Ravenna e adesso è un po' più scorrevole. Ci sono ogni tanto delle rotatorie più avanti, credo ci siano anche dei semafori, però è poi scorrevole, ecco. Anzi, c'è un punto proprio a ora non ricordo, che vicino a Venezia, che percorre un ponte proprio sul mare, bellissimo, dopo ve lo faccio vedere. E quindi questo è il senso di questo video, appunto, è che sto facendo la piccolina, ok? La piccolina. Ci vediamo dopo. Sono le 10:29, io sto continuando ovviamente, come vedete, nel percorrere la Romea. Sono a Rosolina, il traffico è scorrevole, ovviamente ci sono dei limiti da rispettare di velocità, a volte ci sono intanto trovi degli autovelox, vedi passi nei paesi, però ovviamente su strade scorrimento veloce. Abbiamo trovato dei semafori e ci siamo quasi sul ponte che vi dicevo prima, e non ricordavo il nome, è Chioggia. E ora ve lo volevo far vedere per chi magari non ha mai percorso la Romea, ed è una bella cosa, un bello spettacolo. Sono delle piazzole, magari un giorno, se ho tempo, mi devo fermare per fare delle foto veramente spettacolari. Va bene, ora che ci passo, ora che ci arrivo, ve lo mostro. Ah, una cosa che ho notato è che percorrendo la Romea da Ravenna verso Venezia ci sono pochi stazioni di servizio ovviamente sulla destra, dove tu magari ti puoi fermare. Invece ce ne sono parecchi sul lato opposto, ok? Ci sono delle aree di servizio molto grandi che ho visto frequentate da molti colleghi, e quindi forse si mangia bene, sono il caffè buono, non lo so, ecco. Però vedi, ho notato che invece dalla parte adesso che ora sto percorrendo verso Venezia ce ne sono poche. Ma porca miseria, io volevo un caffè. Però per evitare di fermarmi in qualche stazione di servizio dove il caffè fa veramente cagare, ho evitato di fermarmi e mi fermerò ora che prendo l'autostrada, mi fermo in autogrill. Però volevo un attimino provare qualche stazione di servizio, però ho notato questo. Questa curva, c'è una curva a sinistra, abbiamo superato Chioggia, che è un paese abbastanza importante. C'è un ponte che non è sospeso, però è spettacolare perché c'è un tratto, perché ponte è un tratto di strada che tu la percorri proprio come se la percorressi in acqua, veramente spettacolare. La prima volta che la settimana scorsa che l'ho fatta, ho detto ma cazzo, bellissima sta cosa, veramente bella. Era la prima volta che facevo questa strada, quindi non sapevo questa
questa bellezza. Allora, quella laguna veneta, eccola. Vedete che spettacolo, ragazzi. Spettacolo proprio. Ci sono dei tratti ovviamente dove le barche possono passarci sotto e come vi ho detto ci sono delle piazzole di sosta dove prima o poi mi fermerò e farò veramente un video. Eccolo qua, vedi? Vabbè, questo è piccolino, questa piazzola, però ce ne sono altre più grandi dove il camion si può fermare per immortalare questi luoghi veramente meravigliosi. Allora, è quasi finita, questa mi sa che era una delle ultime rotatorie. Da qua a destra si va al porto di Marghera. Dalla rotonda e prendi strada statale 309 Romea. Continua su strada statale 309 Romea per 1 chilometro. Eccoci, qui c'è già l'insegna dall'autostrada. Tra 800 metri inizia, ti imbocchi la tangenziale di Mestre, quindi dopo 100, 126 qui, 127, vediamo. Non mi sono ancora preso il caffè perché vi ho detto, non ho trovato un'area di servizio degna di nota. Di fermarmi per ancora prendere qualche caffè dal cacchio. Ecco, questa è la rotatoria che dicevo all'inizio e qui finisce la Romea. Dopo 126 km e 800, 126, 770 finisce la Romea. C'è questa rotatoria bella grande. Qui sulla destra c'è un'area di servizio, ma è piccolina, è inutile fermarsi. Eccola qua, quasi prende l'autostrada verso destra, mentre a destra si va a prendere verso Milano. Va bene ragazzi, abbiamo fatto la piccolina, sono le 11:18 e io tra 44 minuti mi devo fermare, quindi o volendo o non volendo mi devo fermare per fare la pausa e mi posso bere sto caffè. Ciao ciao!